Cari concittadini e amici pocavagliesi, desidero ringraziarvi da parte mia e da tutta l'amministrazione comunale per i sacrifici e gli sforzi che tutti insieme stiamo affrontando a causa dell'emergenza dovuta al coronavirus. Il nostro ringraziamento va anche alla collaborazione e alla maturità che avete dimostrato e che sono sicuro dimostrerete le prossime settimane rispettando le restrizioni che ci sono state imposte dai decreti ministeriali. Le decisioni che abbiamo preso in questi ultimi giorni sono tutela della nostra salute, come la chiusura dei giardinetti di fronte campo sportivo in Borgo Macellai, America dei Boschi e Pocapaglia, la chiusura dei due cimiteri, della Bocciofila in frazione Mormorè, la chiusura della casetta dell'acqua dal peso pubblico. Io e l'amministrazione comunale abbiamo lavorato molto per cercare di ridurre i disagi, mettendo a disposizione delle persone anziane sole e sole la consegna a casa della spesa e dei farmaci, tutto ciò in collaborazione al personale della Protezione Civile, ai quali non finirò mai di dire grazie per la loro dedizione. Ringrazio anche chi lavora in municipio, dando così la possibilità di garantire continuità ai servizi comunali. Attualmente la situazione nel nostro comune è stabile, non ci sono nuovi casi. Purtroppo però vi devo comunicare che un nostro concittadino a causa del coronavirus è deceduto ed un altro è ancora ricoverato, ma le sue condizioni di salute ci fanno sperare al meglio. In queste settimane abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini e libertà personali, prima limitando i nostri spostamenti e poi restando a casa e limitando le uscite al minimo indispensabile. Ma il messaggio che vorrei fosse ben chiaro per tutti è che la cosa più importante che possiamo fare per combattere questa pandemia è di evitare il più possibile le relazioni sociali. Ribadiamo dunque di uscire il meno possibile, poiché il virus si propaga quando le persone entrano in contatto. Se usciamo solo per serie e motivate ragioni, manteniamo la distanza tra le persone di almeno 1 metro, di lavarsi sovente le mani con la soluzione igienizzanti, ma meglio ancora con sapone per almeno 40 secondi. Abbiamo commissionato 300 mascherine che ci verranno consegnate nelle prossime ore e che verranno distribuite solamente a chi è risultato positivo e a chi e tutte quelle persone che nell'ambito del nostro comune stanno operando come volontari per i nostri concittadini. Sull'argomento mascherina vorrei condividere questa riflessione. Non facciamoci illudere dal senso di sicurezza che ci può dare. Le mascherine certificate sicure verranno date dalle regioni agli operatori sanitari, medici ed infermieri, ai quali in questo momento va tutta la nostra riconoscenza. E per loro affidiamo le nostre preghiere al Signore. L'unico modo di fermare l'epidemia, e su questo punto voglio essere chiaro, è stare in isolamento e se proprio si deve uscire dobbiamo mantenere le distanze tra di noi. Vorrei anche che diffidaste delle notizie pubblicate da siti internet e social non ufficiali e poco veritiere. Le informazioni sull'emergenza coronavirus per il nostro paese sono diffuse dal Comune, dal sito www.comune.pocapaglia.cn.it e dalla pagina istituzionale di Facebook Comune di Pocapaglia. Ogni altra pagina, sito o altro social non ufficiale non appartiene al Comune di Pocapaglia. Nel salutarvi con affetto, sappiate che la nostra amministrazione si prende l'impegno di accompagnare tutti e non lasciare indietro nessuno. Noi ce la faremo.